Ecco, allora, senza troppi preamboli, in piccola brigata cominciamo questa seconda conversazione di un ciclo che per quest'anno vuole essere sperimentale e che però negli anni prossimi contiamo di incrementare, sperando anche in una maggiore attenzione da parte di coloro a cui è specialmente rivolta questa iniziativa, cioè i docenti delle scuole superiori. Il titolo complessivo del ciclo, come sapete, come si può vedere anche dalla scheda proiettata, è Le pagine cordiali, dove l'aggettivo cordiali vuole alludere a un modo particolare di presentare i testi letterari, in non nascosta polemica con un certo modo oggi prevalente nella scuola, che tende a fare dei grandi classici di ogni letteratura una sorta di cadaveri in sala anatomica, dove le povere membra vengono sminuzzate dallo scalpello dell'anatomista, dimenticando che quel povero corpo inerte è stato vivo, ha avuto passioni, ha avuto odi, è stato amato, ha odiato. Ecco, noi vorremmo in questo ciclo, se il ciclo, come speriamo, l'anno prossimo a pieno regime avrà fortuna, intendiamo appunto vivificare i classici, riportarli alla loro dignità di esseri, per così dire, viventi, che vengono a noi non in disiecta membra, ma appunto con i loro valori, le loro passioni, i loro odi, la loro capacità di coinvolgerci, di commuoverci o di respingerci, ma comunque in un rapporto sempre vitale. E prendiamo a protagonista di questo secondo esperimento un autore di cui oggi nella scuola temo si legga poco e ancor più temo si legga male, e cioè Torquato Tasso. Naturalmente non possiamo fare un discorso generale sulla Gerusalemme liberata, ho scelto di seguire le tracce di un personaggio che nel contesto del poema importa un elemento di contrasto in certo modo, esprime una concezione della vita che non coincide né con quella del Tasso né con quella che il Tasso vuole rappresentarci nell'insieme della sua opera, e cioè Solimano. Per far questo prenderei le mosse un po' più da lontano, invitandovi a riconsiderare le tre ottave incipitarie dei tre principali poemi che anche nella convenzione scolastica si sogliono nominare insieme: L'Orlando innamorato, L'Orlando furioso e La Gerusalemme liberata. L'ottava incipitaria ha ovviamente l'obbligo di rispondere a delle istanze precise previste non solo dalla poetica ma a un livello più basso, più pratico, anche dalla retorica. È necessario proporre al lettore brevemente quello che è l'argomento, o come si diceva, la materia del poema, possibilmente indicando anche la prospettiva in cui questa materia è opportuno sia considerata dal lettore. E avete qui, probabilmente molti di voi l'hanno presente alla memoria, la ottava iniziale dell'Orlando innamorato. Signori e cavalier, che vi adunati per dir
udir cose dilettose e nuove, state attenti e quieti ed ascoltati la bella storia che il mio canto muove. Et odereti, udirete, i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabili prove che fece il franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo, imperatore. Passiamo rapidamente all'incipit dell'Orlando furioso. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, seguendo l'ire e i giovenil furori da gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano, Troiano il padre di Agramante, sopra re Carlo, imperator romano. Dirò d'Orlando in un medesimo tratto cosa non detta mai in prosa, ma cosa non detta mai in prosa né in rima, c'è un errore di trascrizione, che per amor venne in furore e matto, d'uom che si saggio era stimato prima, eccetera. Passiamo ora all'incipit della Gerusalemme liberata. Canto l'armi pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e invan l'inferno vi soppose, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto. Il ciel gli diè favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Ora, in tutte e tre queste ottave sono rispettate alcune regole prescritte appunto dalla retorica. Canto l'armi pietose, canto gli amori, le donne, i cavalieri, gli amori, canto i gesti smisurati, l'alta fatica, le mirabili prove che fece Orlando, eccetera. Però vi è fra questi tre esordi una differenza sostanziale che giustifica poi quello che diremo a proposito di un unico personaggio della Gerusalemme. Come potete vedere, già nel Boiardo sono annunciati molti elementi di quella che sarà la materia del poema. Gesti smisurati, l'alta fatica, le mirabili prove, l'amore di Orlando. Allo stesso modo, nell'incipit dell'Orlando furioso, una moltiplicità di elementi a cui il poema darà spazio secondo l'annuncio liminare dell'autore: le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, eccetera, eccetera. Noterete anche che questa moltiplicità di elementi apre al lettore un orizzonte d'attesa di misura indefinita, di grande ampiezza ma dai limiti non segnati. Soprattutto non fornisce alcun criterio che giovi a discriminare, per esempio sotto il profilo morale, questi vari elementi, anticipando poi quelli che saranno i rapporti fra gli elementi stessi. Perché se esistesse un criterio che li qualifica in senso positivo o negativo, questa stessa qualifica, positivo e negativo, come viene in elettrologia, metterebbe in moto delle forze di opposizione e di attrazione, cioè, in altre parole, ci indicherebbe in che modo questi elementi entrano in rapporto fra di loro. Non abbiamo alcuna indicazione, per dirla alla buona, che ci dica da che parte stare. Quale di questi elementi noi possiamo scegliere come elementi di cui noi possiamo farci in qualche modo carico, che possiamo considerare dalla nostra parte, automaticamente mettendo in opposizione quelli che non venissero scelti in base a questo criterio. Ma il criterio non c'è. E quindi l'azione
è indefinita. Non sapremo dalla prima ottava come i poemi andranno a finire, non sapremo chi vince, chi perde, chi è giusto, chi è malvagio, chi sarà punito, chi sarà premiato, perché non abbiamo nessun criterio che ci orienti per la formulazione di questi giudizi e quindi per avviarci a immaginare determinati esiti. Vediamo invece la Gerusalemme liberata. La Gerusalemme liberata è relativamente povera di indicazioni circa i vari elementi di cui si compone la materia del poema. Ciò risponde anche alla preoccupazione che il Tasso sentì in maniera quasi maniacale di mantenere saldamente l'unità dell'azione. Era preoccupato che l'azione fosse considerata unica e temeva il giudizio di quanti avrebbero potuto supporre che il poema si smembrasse, per dir così, in più azioni. No, ma a parte questa povertà di indicazione circa gli elementi appunto di cui si compone la materia del poema, vi è invece in fortissimo rilievo per l'appunto un criterio di discriminazione che ci avverte fin dall'inizio che la prospettiva in cui va osservata la materia è determinata da una legge precisa che distingue fra ciò che è bene e ciò che è male, fra ciò che è celeste e ciò che è infernale. Poiché ciò che è infernale non può prevalere sul divino, sul celeste, porte inferi non prevalebunt, l'esito della vicenda è scontato fin dall'inizio. Non c'è nessuna suspense nella Gerusalemme liberata. Come andrà a finire, a parte il fatto che c'è il racconto storico, ma questo rimane fuori dai margini della poesia, a parte questo, fin dalla prima ottava il lettore sa come andrà a finire. Un po' se fosse un romanzo giallo, fin dalle prime righe gli viene detto chi è l'assassino, in certo modo. Ecco, però questo è molto importante. È molto importante perché una volta fissato questo criterio che orienta la materia del poema in funzione di due poli, l'uno infernale, l'uno celeste, oppure su un piano più terreno, l'una dei malvagi, l'altra dei buoni, i nostri e i loro. Una volta fissato questo, il lettore sa perfettamente come disporre via via gli eventi che gli vengono proposti nel poema. Li colloca esattamente sul piano del positivo o sul piano del negativo, con la certezza che comunque il bene prevarrà sul male. Il cielo e l'inferno, appunto, sono in conflitto fin dall'inizio, ma l'esito del conflitto non può che essere uno. I personaggi stessi, non personaggi del poema, si schierano oggettivamente, non perché così voglia il Tasso, ma perché così comporta lo snodarsi della vicenda, dall'una parte o dall'altra. Da una parte necessariamente vincitori con l'assistenza celeste, dall'altra parte necessariamente sconfitti, perché così è necessario che avvenga in questa sorta di conflitto che, come ho accennato, si svolge su due piani, il piano storico terrestre, in cui ci sono due eserciti che si affrontano, e il piano metafisico, in cui ci sono le forze del bene e le forze del male. Da che parte stia il Tasso qui è ovvio, però il Tasso si rendeva anche conto che questa sua scelta, che non è soltanto sua, ma certamente nel suo caso ha un valore molto, molto importante, molto segnato, si rendeva conto che questa scelta derogava a una degli obblighi, diciamo, delle convenzioni che assegna al poeta epico il dovere della obiettività
della imparzialità, della equidistanza fra le forze in conflitto. Per gli antichi, generalmente, Omero era appunto la massima espressione di questa equidistanza. Vi erano stati dei retori che si erano sforzati di sostenere che Omero non era poi così imparziale come pare, ma che nell'Iliade manifesta una certa simpatia a favore dei greci, ma erano mere esercitazioni retoriche che non hanno riscontro nella realtà del poema. Chiunque abbia presente l'Iliade sa che non potrebbe indicare da che parte stia il bene, da che parte stia il male. Partecipa volta per volta per Achille o per Ettore, secondo i casi, per Aiace o per Paride. Il cielo non si immischia in questi conflitti, o meglio, si immischia. Sappiamo che gli dei dell'Olimpo omerico sono molto presenti, addirittura scendono in campo. Venere viene addirittura ferita durante una battaglia, ma sono gli dei dello stesso Olimpo che intervengono a favore dell'uno o dell'altro eroe per ragioni tutte personali. Venere ha simpatia per i troiani perché un troiano, Paride, le ha assegnato il primo premio di bellezza. Le altre dee sono contrarie perché Paride non ha dato a loro il pomo fatale. Ma sono ragioni appunto che non hanno nessun fondamento in una metafisica del bene e del male. Tant'è che sono possibili anche episodi in cui effettivamente i due campi si incrociano, si incontrano. Pensate, nel sesto libro dell'Iliade, l'incontro di Diomede e Glauco. Non si combattono, anzi scoprono un antico legame di ospitalità, si scambiano le armi e Omero trova anche lo spazio per sorridere. Dice, beh, ci aveva guadagnato Diomede, perché Diomede gli dà a Glauco le armi di bronzo e Glauco invece dà a Diomede le armi che erano d'oro. Ma tutto in un clima appunto ilare, disteso. E poi l'episodio finale, grandissimo, di Priamo e Achille che piangono insieme, che condividono il loro dolore. Il poeta non ha bisogno di metterci di fronte a una scelta, il poeta Omero, tra bene e male. Il cielo si entra nella vicenda, ma appunto, come ho detto, gli dei si dividono per ragioni personali, poi si trovano tutti a concilio, a banchetto eventualmente, come loro compete. A maggior ragione questa ripartizione non c'è nell'Eneide, ma qui addirittura abbiamo un programma politico che nega la possibilità di spartire l'universo epico dell'Eneide fra bene e male, perché le due parti sono destinate poi a fondersi insieme in quello che poi sarà il popolo romano, sarà la Roma fondata dai discendenti sia di Enea sia ovviamente dei latini aborigeni. Quindi nel caso del Tasso, molto più che non qua nel Boiardo e nell'Ariosto, dove una certa equidistanza è sempre mantenuta, Ariosto addirittura esalta la gran bontà dei cavalieri antichi che, dopo essersele date di santa ragione, si montano sullo stesso cavallo fidandosi l'uno dell'altro. In tutto l'Orlando innamorato, in tutto l'Orlando furioso, sarebbe difficile distinguere in base alla religione dei personaggi. Il conflitto religioso astrattamente presente tra Mori e Franchi non ha nessuna parte nel determinare degli scontri che sono dovuti tutti a cagioni personali.
Angelica è pagana. Ruggero e Marfisa, fino alla conversione, sono pagani. E questo non cambia nulla nella simpatia che l'Ariosto e il lettore ha, e il Boiardo prima di lui, ha per questi personaggi. Vi è un episodio di conversione, l'episodio di Adricane nell'Orlando innamorato, anche questo molto significativo, è un episodio che si svolge nel libro primo, nei canti 18 e 19 dell'Orlando innamorato. Orlando e Agricane combattono, Agricane è il re di Tartaria, combattono ferocemente, poi scende la sera, si stendono l'uno accanto all'altro sul prato e conversano amichevolmente fra loro guardando il cielo. E dal cielo Orlando trae cagione per rispolverare il vecchio argomento circa l'esistenza di Dio. Se c'è questa bella macchina celeste, ci sarà un creatore che l'ha messa in moto. E così parlano un po' di questo. La mattina dopo riprendono il duello, Agricane rimane ferito a morte, però si ricorda del discorso fatto durante la notte e chiede il battesimo. Ma anche qui non c'è effettivamente nessun particolare significato che opponga due fedi e che esalti l'apostasia del pagano che si fa cristiano. È un evento che rientra invece in quella possibilità che, indipendentemente dalle rispettive fedi, i due cavalieri hanno avuto di conversare amichevolmente, in piena lealtà, insieme, l'uno a fianco all'altro, durante la notte. Episodi del genere non sarebbero possibili nella Gerusalemme liberata. La stessa conversione di Clorinda avviene dopo una battaglia ferocissima tra Tancredi e colei che Tancredi crede essere un barbaro discortese, cioè un pagano, un nemico da uccidere a tutti i costi. Ma, come dicevo, il discorso potrebbe continuare a lungo. È un discorso che è stato raccolto dai contemporanei ed è significativo che l'iconografia della Gerusalemme liberata abbia dato proprio risalto a questo aspetto, a questa spartizione dell'universo, a questo svolgersi dell'azione su due piani che in certo modo si rispecchiano fra loro, il piano metafisico in cui si affrontano il bene e il male assoluti, il cielo e l'inferno, e il piano storico in cui si affrontano due eserciti mossi da religioni, da fedi, da passioni diverse e inconciliabili. Ecco, questo è una tavola di uno dei maggiori illustratori della Gerusalemme liberata, un contemporaneo del Tasso, un po' più giovane del Tasso, un pittore genovese, Bernardo Castello, il quale disegnò delle bellissime incisioni, 20 bellissime incisioni, che illustrano ciascuna un canto della Gerusalemme. Poi sono state riprodotte, questa è l'edizione originale, 1612, poi è stata riprodotta più volte queste tavole, naturalmente guastandole via via. Ma come vedete si tratta di incisioni di altissima qualità, questa nel canto quarto è il Concilio Infernale. In Omero il concilio avviene fra tutti gli dei, che poi magari si dividono perché gli uni preferiscono i troiani, gli altri preferiscono i greci. Qui invece sono due concili distinti, c'è il concilio celeste e c'è il concilio infernale, vedete, c'è Satana all'inizio. Quest'altra immagine è ancora più significativa, è l'illustrazione per il canto nono. Vedete in basso quella mischia furiosa fra i due eserciti, però c'è in alto una mischia, non una mischia, ma insomma un conflitto su un altro piano tra
l'arcangelo, vedete, luminosissimo, e sulla destra dell'immagine queste schiere di diavoli che volgono necessariamente in fuga. Ecco, anche qui questo è canto diciottesimo, ormai Gerusalemme sta per essere espugnata, vedete a destra le schiere celesti che ormai hanno così questa preponderanza, sulle schiere infernali che sono nascoste da una fitta nuvola, sono volte in fuga, e in basso, sempre a destra, vedete all'estrema destra Goffredo e l'arcangelo. L'arcangelo Michele che lo guida verso la vittoria. Anche qui è evidente che non ci può essere dubbio, il campo è spartito necessariamente fra chi necessariamente vincerà, avrà il sopravvento, e le forze del male che, secondo l'assicurazione scritturale, non prevalebunt. E i personaggi stessi si dispongono e accettano questa collocazione in base a questo criterio, salvo occasionali spostamenti, come per esempio la conversione di Clorinda, ma appunto non è uno spostamento come quello degli eroi arioteschi che combattono indifferentemente da una parte e dall'altra, come Ruggero per esempio o Astolfo, è uno spostamento radicale dall'ambito del male all'ambito del bene. Clorinda, che fu rubella in vita alla legge divina, in morte diviene ancella. L'altra conversione, molto più terrena e che dava molto sui nervi a Manzoni, è quella di Armida, che per amore diventa così. Ecco l'ancella tua, dice Rinaldo, di cui è follemente innamorata. Dichiarazione quasi blasfema, perché riprende le parole di Maria all'Annunciazione. Ma per il resto non vi sono possibilità di scambio, di valutazione positiva per chi sta da una parte e di valutazione negativa per chi sta dall'altra parte. Incidentalmente ricordo che nella tradizione carolingia la parte dei cattivi, dei felloni, dei traditori, è assegnata a una gesta cristiana, cioè alla famiglia dei Maganzesi, a cui appartiene Gano, a cui appartiene Pinabello, insomma personaggi che già presenti nei primi testi del ciclo, poi giungono fino ai nostri poemi del Boiardo e dell'Ariosto. Quindi i cattivi, come i buoni, così anche i cattivi, gli antipatici, non fanno scelte di campo, non ha molto rilievo la cosa. Nella Gerusalemme c'è invece un'eccezione. Un personaggio che compare relativamente poco in termini quantitativi nel poema, ma che in realtà lascia di sé una memoria inestinguibile. È uno di quei personaggi che i lettori della Gerusalemme portano con sé come una sorta di compagno di vita, se la lettura è stata empatica, come dovrebbe essere, come colui in cui in fondo il lettore si riconosce molto più facilmente, nonostante si tratti di un personaggio totalmente sconfitto e morituro, che non gli eroi come Rinaldo, Tancredi, non parliamo di Goffredo, che è anzi piuttosto antipatico, e poi chiaramente tutti i pagani, compreso Argante, che ha dei tratti di brutalità, di rozzezza non amabili. Si tratta appunto di Solimano. La cosa interessante è che Solimano entra nella Gerusalemme quando l'azione è già abbastanza avanzata e vi entra come sconfitto. Nel momento in cui per la prima volta si parla di lui nel poema, egli ha già perduto il regno, è stato sconfitto due volte in campo aperto, è un turco,
come dice il nome del resto, e non sa bene che fare della sua vita. Ci sono nella etopea del personaggio due tratti ricorrenti su cui il Tasso, sia pure con mano delicata, ritorna più volte. L'una è il dubbio. È un personaggio dubbioso. Molto spesso il Tasso ce lo mostra in atto di non saper prendere una decisione, di non saper scegliere. L'altro tratto, ancora più inquietante, è la tentazione della morte. All'inizio, proprio in una delle sue prime comparse, egli si mostra incline al suicidio, cui momentaneamente rinuncia, ma come per una scommessa, non per una piena convinzione, vuol sperimentare ciò che il fato gli riserva. Ecco, il tratto che ho riportato in questa scheda del canto nono, sono le ottave 3-7, ecco, non le leggiamo tutte, ma della ottava quarta leggo la chiusa, i due versi di chiusa. Fur sue terre espugnate ed ei sconfitto, ben fu due fiate in general conflitto. Ecco, un personaggio che entra in scena totalmente perdente. Ora, pensate all'ardimento, all'eccezionalità di questa mossa tassiana. Un protagonista che entra con una dimensione tragica fin dall'inizio, che entra in scena sconfitto. In generale, la tragedia, per esempio, non segue questo schema nella presentazione dei personaggi, sia nelle definizioni della retorica, sia nella realtà della tragedia. Il personaggio tragico all'inizio è vincente, è sicuro di sé, ha delle certezze nelle quali confida, e via via invece scopre la sua sconfitta. Edipo Re è, per esempio, è tipico di questo, la tragedia di Sofocle, che mostra questa parabola. Ma in generale tutti gli eroi tragici compaiono come vincitori, o presunti vincitori, ma comunque sicuri di se stessi, del proprio potere, della propria forza, e poi la tragedia via via rivela loro la loro debolezza e li trascina inesorabilmente alla sconfitta, al suicidio. Pensate, un altro tipico personaggio di questo genere, Aiace di Sofocle. Tant'è che nel Medioevo la tragedia era definita appunto in questo modo: comincia bene, comincia lietamente e finisce horribilis et fetida, finisce appunto nel modo più atroce, più ripugnante, finisce con la morte, con la sconfitta. Ecco, Tasso ha l'ardire di proporci un personaggio tragico che già al suo primo apparire è un perdente, è uno sconfitto. Ma in che senso è perdente e sconfitto? In senso storico, perché ha perso due battaglie, gli è stato levato il trono, è uno sbandato che non arriverà mai più a ritrovare un proprio esercito, non avrà più il comando di un esercito, ma raccoglierà intorno a sé degli sbandati, delle bande irregolari che saranno regolarmente poi sbaragliate dai cristiani. Pur essendo egli un uomo di grandissima forza e di grandissimo valore. Perdente, isolato, ma dicevo, in che senso è perdente? È perdente perché il Tasso non lo colloca né dalla parte, diciamo così, positiva, né dalla parte negativa. Non è assistito né dal cielo né dall'inferno. O per meglio dire, non chiede e non ha fede nell'assistenza in alternativa del cielo o dell'inferno. Il suo senso della vita
rifiuta ogni radicamento in uno schema metafisico che a quella vita dia un senso. E perciò è dubbioso. Non ha la fiducia di Goffredo, a cui non è lecito dubitare, è lecito così avere delle preoccupazioni di generale in capo, ma non è lecito dubitare della bontà del principio morale e religioso a cui egli si rifà. E la stessa vale in certa misura anche per la parte avversa, anche se appunto il fondamento è agli occhi cristiani quello dell'inferno, dell'assistenza diabolica. Solimano dubita perché non ha un sistema di riferimento. E quello che avviene intorno a lui gli appare inspiegabile perché non è in grado di ricondurlo a una legge che giustifichi gli eventi. In questo senso, Solimano è l'erede dell'umanesimo laico, dell'umanesimo quattrocentesco. Solimano sarebbe piaciuto e probabilmente piacque a Montaigne, che come sapete era un ammiratore del Tasso e andò appositamente a Ferrara per visitare quella che veniva indicata come la prigione del Tasso. Ma Montaigne era uno stoico, era un umanista laico. Il Tasso forse non era del tutto consapevole di questa concezione del personaggio, però sta di fatto che una volta immesso nella vicenda, Solimano agisce coerentemente con questo principio, se volete, con questa mancanza di principi. Non solo, ma stranamente è il personaggio a cui il Tasso manifesti esplicita affezione. Un'affezione che non dichiara mai, nemmeno per Goffredo, naturalmente Goffredo è sempre il gran condottiero, Rinaldo, eccetera, però Tasso rivolge la parola in una celebre apostrofe soltanto a Solimano in questi termini. E questa è la pagina che vorrei leggere, la pagina 9, 83-87. È una di queste battaglie, per così dire, di retroguardia che Solimano affronta da guerrigliero con un esercito appunto raccogliticcio, però intorno a lui gli sono rimasti fedeli dei paggi, i paggi della sua corte, del suo regno perduto, e fra questi un giovanetto, un giovane paggio che probabilmente Solimano non ha mai visto prima di questo momento, che è un fanciullo, dice il Tasso, che in battaglia si muove come in un gioco, volteggia con il suo cavallo ai margini dello scontro, felice di prendere parte a questo nobile episodio ai suoi occhi. Mentre il fanciullo, a cui novel piacere di gloria il petto giovenil lusinga, vedete, qui entra come movente la gloria, tipico movente umanistico. Gli altri guerrieri combattono per la fede musulmana o per la fede cristiana, non per la gloria. Ma questo è fuori, tutto quanto riguarda Solimano è fuori da questo schema. Mentre il fanciullo, a cui novel piacere di gloria il petto giovenil lusinga, di qua turba e di là tutte le schiere, e lui non è chi tanto quanto stringa. Ecco perché in fondo gli altri vedono questo ragazzo e neanche cercano di aggredirlo, lo lasciano giocare in un certo senso. Però un cristiano, qui il male sta dalla parte sbagliata. Cauto osserva Argillan tra le leggere sue rote, cioè le giravolte, il tempo in che l'asta sospinga, e colto il punto
il suo destrier di furto gli uccide, e sovra gli è che appena è surto, appena il ragazzo si è rialzato, e dal supplice volto, il quale invano con l'arme di pietà fea sue difese, drizzò crudel l'inessorabil mano, e di natura il più bel fregio, il più bel pregio offese. Qual è il più bel pregio della natura in questo caso? Non è la bontà, è la giovinezza e la bellezza, altri valori che in certo modo non hanno spazio in quel mondo scompartito del Tasso, hanno spazio nel mondo tutto terreno, tutto intinto di umori umanistici. Senso aver parve e fu dell'uom più umano il ferro, che si volse e piatto scese. Ma che pro, se doppiando il colpo fero, di punta colse ove egli errò primiero? Persino la spada ha avuto pietà, però Argillano non ha questa pietà, raddoppia il colpo e lo uccide. Soliman, che di là non molto lunge da Goffredo in battaglia è trattenuto, lascia la zuffa e il destrier volve e punge, tosto che il rischio ha del garzon veduto, e i chiusi passi apre col ferro e giunge alla vendetta sì, non all'aiuto, perché vede ai dolor giacerne ucciso il suo lesbin, quasi bel fior succiso. È un'immagine che così ha una lunga tradizione nella poesia epica a proposito di queste morti di giovani eroi. E in atto sì gentil languir tremanti gli occhi e cader sul tergo il collo mira, la testa si abbatte all'indietro, così questo, è tremendo questo passo, il collo mira, così vago è il pallore e dai sembianti di morte una pietà sì dolce spira che ammollì il cor che fu dur marmo inanti. E il pianto scaturì di mezzo all'ira. Tu piangi, Soliman, tu che distrutto mirasti il regno tuo col ciglio asciutto? Ma come vede il ferro ostil che molle fuma del sangue ancor del giovenetto, la pietà cede e l'ira avvampa e bolle e le lacrime sue stagna nel petto. Corre sovra Argillano e il ferro estolle, parte lo scudo opposto, spacca lo scudo opposto, indi l'elmetto, indi il capo e la gola, e dello sdegno di Soliman ben quel gran colpo è degno. Ecco, si aggiunge un altro tratto, è l'unico guerriero che pianga per pietà. Un personaggio che piange continuamente è Tancredi, soprattutto dopo la morte di Clorinda, addirittura passa giornate in lacrime, piange per amore, per languore, illanguidisce. Ecco, ma questo pianto di Solimano è molto più importante, è molto più significativo. Non ha radici in un sentimento personale che sia stato offeso, in un rimorso come può essere quello di Tancredi. Ha fondamento nella visione del mondo, della storia, che quest'uomo senza riferimenti metafisici viene via via acquistando. Ecco, piange perché vede l'infinita tristezza di questa morte inutile, ingiusta, di questa morte che offende la giovinezza e offende la bellezza. E il Tasso è talmente consapevole di questo momento alto del personaggio che gli rivolge la parola, come se il personaggio fosse lì presente davanti a lui. È appunto un momento di altissima commozione, ma che d'altro canto, per così dire, ribadisce l'estraneità di Solimano a quell'universo così ben orientato fra due poli certi e fonti di certezza
di cui abbiamo parlato in precedenza. Ecco, la battaglia in cui muore Lesbino volge, come tutte le battaglie in cui è coinvolto Solimano, alla sconfitta. Le sue schiere sono volte in fuga, egli ancora una volta è rimasto solo. Canto nono, versi 96, strofe 97-99. Fatto intanto al soldan, il soldan, il sultano, Solimano, ciò che è concesso fare a terrena forza, or più non pote. Tutto è sangue e sudore, e un grave e spesso anelar gli ange il petto e i fianchi scote. Langue sotto lo scudo il braccio oppresso, gira la destra il ferro in pigre rote, spezza e non taglia, e divenendo ottuso, perduto il brando ormai di brando all'uso. La spada ha perduto il filo, non serve più come spada. Come sentissi tal, ristette in atto d'uom che fra due sia dubbio. Ecco il tema del dubbio che vi è anche in quelle pagine che non ho letto ma che sono presenti qui nella documentazione della nostra conversazione. D'uom che fra due sia in dubbio e in sé discorre se morir debba. E di sì illustre fatto con le sue mani altrui la gloria torre, togliere ad altri la gloria di ucciderlo, uccidersi da suicidarsi. Naturalmente qui ci sono memorie classiche, è un tipico momento della tragedia questo, ma ha le sue radici in pagine celebri della storiografia antica. Bruto e Cassio, per esempio, tutti lo ricordano, e Tasso in particolare lo ricordava. Con le sue mani altrui la gloria torre, oppur, sopravanzando al suo disfatto campo, la vita in sicurezza porre, uccidersi o mettersi in salvo. Vinca, al fin disse, il fato, e questa mia fuga il trofeo di sua vittoria sia. Il trofeo del fato è la sconfitta di Solimano. Ecco, l'unica legge che riconosce non è la legge appunto del bene, del male, del cielo, della terra, è questo mistero incomprensibile del fatto. Un tema questo che non abbiamo il tempo di documentare ma che attraversa tutto il pensiero umanistico fino a Machiavelli, insomma ben oltre anche. Veggia il nemico le mie spalle e scherna di nuovo ancora il nostro essilio indegno, pur che di nuovo armato indi mi scerna turbar sua pace e in non mai stabil regno. Non cedo io, no. Fia con memoria eterna delle mie offese eterno, anche il mio sdegno. Questa volontà di eternarsi nel ricordo della storia, nel ricordo dei posteri, è anche un tema umanistico che non occorre sottolineare. Risorgerò, nemico ognor più crudo, cenere anco sepolto e spirito ignudo. Con questo proposito, il Solimano raggiunge Gerusalemme. Dopo questa lunga serie di sconfitte, giunse poi, girisi pur fortuna o buona orea, come lassù è prescritto. Ma lassù è molto vago, è il cielo, detto da Solimano non è possibile, probabilmente è un'allusione di inflessione astrologica, che non ha sovra me ragione alcuna e non mi vedrà mai se non invito. Ecco, la fortuna non ha nessun potere, non ha ragione su Solimano. Qualcuno avrà riconosciuto il chiaro ricordo dantesco, giri fortuna la sua ruota, dice Dante, io
faccio le mie scelte e della fortuna non mi curo. Prima del corso di stornar la luna e le stelle potrà che dal diritto torcere un sol mio passo. E in questo dire sfavillò tutto di focoso ardire. Così gir andarono Ismeno e Solimano ragionando in sin che furo l'ave presso vedean le tende alzarse. Che spettacolo fu crudele e duro e in quante forme ivi la morte apparse. Si fe negli occhi allor torbido e scuro e di doglia il soldano il volto sparse. Ahi, con quanto dispregio ivi le degne mirò giacer sue già temute insegne. Vede abbattute le sue insegne, vede questa distesa di morti. Ora qui si rattrista essenzialmente per i morti della sua parte, per coloro che lo avevano seguito nella sconfitta. Però già il suo pensiero si innalza a considerare in senso generale non quelle morti, per dir così, di parte, ma il senso dell'intera carneficina, a cui il fato o la sorte non danno una spiegazione razionale che non si riconduca appunto al capriccio della fortuna. E l'ultima verità di questo percorso che, come vedete, il Tasso via via gli fa seguire con una finezza di sviluppi che non ha per nessun altro personaggio. Il Tasso prevede cambiamenti di umore, innamoramenti e disamoramenti, pensate a Rinaldo, ma nessun personaggio è seguito in questa traccia puramente umana, è segnata da una legge di sviluppo che non è quella annunciata dalla prima ottava del poema, è quella che invece era stata indagata, sofferta dall'umanesimo dall'umanesimo di un Bracciolini, di un Alberti, fino all'umanesimo di un Pierio Valeriano. Ma non possiamo fermarci su questo, ci avviamo alla conclusione. Ecco che Solimano ha raggiunto la meta della sua esplorazione circa il senso della vita, il senso degli eventi, non della vita intesa come vita individuale, come vita personale, intesa proprio come vincolo che dovrebbe organizzare gli eventi secondo una relazione logica e che invece ai suoi occhi appare disgregata in una serie di momenti privi di significato. La fortuna, il fato, gioca con i casi umani, non c'è una provvidenza. È l'unico vero pagano, se volete, di tutta la storia della Gerusalemme, direi di tutta la tradizione cavalleresca ed epica italiana. L'unico vero pagano è Solimano, perché gli altri pagani, Argante, il re di Gerusalemme, persino Clorinda, finché non si converte, credono che ci sia una legge che governa, una loro provvidenza. A maggior ragione lo crede Goffredo e attribuisce al piano metafisico degli avversari la natura diabolica, vi vede l'azione dell'inferno, ma in ogni modo ognuno crede in una legge che dà ragione di quanto avviene, che dà uno scopo al suo prodigarsi. Solimano no, ed è questo forse il momento, secondo me, è uno dei momenti più alti della Gerusalemme, ed è singolare che sia un momento fra i più alti nonostante il Tasso, cioè che rompe persino i presupposti delle convinzioni tassiane, quelle che egli si sforza poi di ribadire e rivendicare, non solo nel poema, ma in tutta una serie di scritture di carattere teorico, in un gran numero di lettere importanti. Qui è suo malgrado, a quella sua concezione di un universo ordinato si contrappone questa visione che viene da lontano, viene appunto dalla
linea del grande pensiero umanistico, del grande pensiero appunto, se volete, anche di un Machiavelli. Gerusalemme ormai è perduta. In campo aperto l'esercito pagano è sconfitto, la città sta per cadere e tutto finirà in un grande massacro, fra l'altro. Rimane la torre della Rocca e su questa torre Solimano osserva la battaglia che si sta svolgendo nella pianura. Osserva perché si è isolato, non combatte con gli altri guerrieri, è ormai chiuso in una sorta di isolamento, che è un isolamento fisico, ma in primo luogo è un isolamento morale. È chiuso ed è reso estraneo a quanto avviene fino a quel momento dalla sua coscienza che quanto avviene non ha alcun significato. Chiunque vinca non è una vittoria del bene o del male, è qualcosa che è soltanto l'esito di un gioco. Leggiamo queste due ottave. Or, mentre in guisa tal fera tenzone e tra il fedel esercito e il pagano, salì in cima alla torre ad un balcone e mirò, benché lunge, il fer soldano. Mirò quasi in teatro o di nagone. Ecco, guarda come fosse una scena di teatro o come fosse una scena del circo, naturalmente il circo agonale. Questo tema del mondo come teatro è un tema che avrà una grande fortuna, ha già una grande fortuna al tempo del Tasso, ma che in età barocca sarà ripreso più volte in tutte le grandi letterature del Seicento europeo. Tutti ricordano almeno l'auto sacramental di Pedro Calderón della Barca, è il gran teatro del mondo. Ma forse per un italianista è più facile ricordare un noto sonetto di Tommaso Campanella, dove per l'appunto ciò che avviene nel mondo è presentato come un'azione, una rappresentazione teatrale. Nel teatro del mondo ammascherate l'alme dai corpi e dagli affetti loro, spettacolo al supremo consistoro da natura divina arte apprestate, il supremo consistoro è il paradiso, quindi il teatro del mondo è uno spettacolo a cui il paradiso assiste, fan gli atti e detti tutti a chi sono nate, cioè a cui sono state destinate dalla nascita, come attori, con un vestito di scena e una maschera. Di scena in scena van, di coro in coro, si veston di letizia e di martoro, dal comico fatal libro ordinate. Comico fatal libro, il copione divino in questo caso. Né san, né ponno, né vogliono fare, né patir altro che il gran senno scrisse. Niente di diverso da ciò che il gran senno, la divina sapienza, ha scritto. Non hanno libertà. Forse non capiscono il perché di quello che fanno, però tutto sta scritto sapientemente nel progetto divino. Ecco, questo è tipico del pensiero barocco quando il mondo viene presentato come un teatro. È un teatro di cui Dio ha scritto il copione e in cui gli esseri umani eseguono fedelmente la parte che è loro prescritta dal disegno divino. Né san, né ponno, né vogliono fare, né patir altro che il gran senno scrisse, di tutto lieto per tutte allegrare, quando, rendendo al fin di giochi e risse le maschere alla terra, quando appunto i corpi si spoglieranno della maschera, della parte che hanno recitato, le maschere alla terra, al cielo, al mare, in Dio vedrem chi meglio fece e disse. Dio, appunto, premierà gli attori secondo che hanno recitato bene o male la parte che egli ha loro assegnato. Come vedete in questo sonetto, ma nell'auto sacramentale di Calderón della Barca si potrebbe fare lo stesso discorso, il mondo è un teatro ma dove tutto è già prestabilito, dove c'è una regola, c'è un copione divino. C'è un disegno provvidenziale che più o meno consapevolmente gli esseri umani eseguono, realizzano
con i loro comportamenti, di cui poi dovranno render conto, secondo che hanno recitato bene o male la parte che è stata loro assegnata dal divino regista. Ma tornando a Solimano, ci rendiamo conto che non è questo il senso del teatro del mondo che Solimano osserva dall'alto della torre. Qui non c'è nessuna dimensione, per dir così, escatologica o almeno finalistica. Il teatro è teatro proprio come appare a uno spettatore ignaro che entra in sala a rappresentazione già iniziata e non si rende ben conto di quello che avviene. Gli appare tutto senza significato. Rileggiamo l'ottava per concludere. Or, mentre in guisa tal fera tensione è tra il fedele esercito e il pagano, salse in cima alla torre ad un balcone e mirò, benché lunge, il fer soldano. Mirò, quasi in teatro o di nagone, l'aspra tragedia dello stato umano. Vedete, no, il cielo non c'entra in questo. Dello stato umano, i vari assalti e il fero orror di morte e i gran giochi del caso e della sorte. Stette attonito alquanto e stupefatto a quelle prime viste e poi s'accese e desiò trovarsi anch'egli in atto nel periglioso campo all'alte imprese. Ne pose in dubbio il suo desir, ma ratto l'elmo s'armò, che avea ogni altro arnese, cioè era già tutto armato, si pone l'elmo, su, su, gridò, non più dimora, convien che oggi si vinca o che si mora. In effetti ha già scelto di morire, è già morto. E questo lo comprendiamo nell'ultima pagina in cui il personaggio compare. Non leggiamo tutta questa pagina perché tempus fugit, però almeno basti segnalarla perché ognuno se la legga poi come meglio preferisce, il canto ventesimo, ottave 104-107, si trova di fronte a Rinaldo. Rinaldo, gran guerriero, non in tutto simpatico, non, almeno non quanto Solimano, il perdente, lo sconfitto, l'ucciso Solimano, e fa una cosa strana, si lascia uccidere, lui che ha imperversato, che è un guerriero valorosissimo, che ha ucciso tanti nemici in battaglia, è preso come da un sogno, gli pare quasi di sognare, di non vivere realmente la realtà, di non vivere la realtà, ma di trovarsi in una specie di incubo. E come avviene negli incubi, non è più padrone dei propri movimenti. Leggo la ottava 105. Come vede talor torbi di sogni, nei brevi sonni suoi, l'egro o l'insano, pargli che al corso avidamente agogni stender le membra e che s'affanni in vano, vuol correre e non ci riesce, che nei maggiori sforzi ai suoi bisogni non corrisponde il pie stanco e la mano, scioglier talor la lingua e parlar vuole, ma non seguon la voce o le parole, così allora il soldan vorria rapire pur se stesso all'assalto e se ne sforza, ma non conosce in sé le solite ire, né se conosce alla scemata forza. Non si riconosce più, non riconosce in sé questo venir meno delle forze, ma ciò è naturale. Ha capito che tutto non ha senso, l'ha visto dall'alto della torre, ha capito che non esiste una ragione per vivere o per morire, perché non c'è una legge che al vivere e al morire dia un valore che orienti la scelta. Quante scintille in lui sorgon d'ardire, tante un segreto suo terror n'ammorza.
non è uno che abbia paura dell'avversario, lo sappiamo già, il Tasso ce l'ha detto parecchie volte. Il suo terrore è appunto questo, di trovarsi di fronte al vuoto degli eventi, al vuoto dell'esistenza, aver capito finalmente che l'esistenza affidata ai giochi del caso e della sorte non merita di essere vissuta. Quante scintille in lui sorgon d'ardire, tante, un segreto suo terror n'ammorza. Volgonsi nel suo cor diversi sensi, non che fuggir, non che ritrarsi, pensi. Non pensa affatto a fuggire, niente. D'altra parte, come ho già detto poco fa, una caratteristica di questo personaggio è che non sceglie. Quando è di fronte a un'alternativa non sceglie, perché gli manca un criterio per scegliere tra un'alternativa o l'altra, fra ciò che vale la pena di fare e ciò che non vale la pena, fra ciò che è giusto, ciò che è ingiusto, ciò che è meritorio al cospetto di Dio e ciò che non lo è. Giunge all'irresoluto il vincitore, Rinaldo, e in arrivando, o che gli pare, avanza e di velocità, e di furore e di grandezza ogni mortal sembianza. Poco repugna quel, l'altro, Solimano, non si difende, non combatte. Pur mentre muore, già non oblia la generosa usanza. Non fugge i colpi e gemito non spande, né atto fa se non altero. Grande, ed è il grande congedo di Tasso da questo personaggio a cui va la nostra commozione, la nostra fraterna simpatia. Grazie.